Auguri anche a voi. Eccoci, buongiorno. Ciao, come andiamo? Siamo prima diretta allo studio nuovo e quindi ecco, siamo qui. Siamo, io sono qui, Veronica non è qui, come al solito. Tra l'altro, l'ultima volta che ci siamo visti al nostro convegno di nutrizionisti non abbiamo fatto la diretta insieme, che brutte persone. No, ho fatto esatto, potevamo fare la volentera, invece ho fatto solo una comparsa nella tua diretta, praticamente. È vero, è vero, è vero, nel mio video che non prendeva nulla. Che non prendeva nulla. Bene, stanno arrivando le persone. Buongiorno, salutateci, diteci, ci si sente? Devo fare qualcosa per la luce di questo studio, perché io sono orribile, però non è che mi renda proprio giustizia, eh. Ma dai, esagerata, È esagerata. esagerata. Sembra che io ho il video bianco e nero a colori, cioè. Vabbè, ma io sono, non sono neanche, ovviamente non sono in studio, sono a pranzo fuori, quindi giustamente, perché l'ora era Ciao quella, Simo, ecco. buongiorno. Ciao Lucia. Lucia ci dice ciao meravigliose creature. Ciao Nuccia, Nuccia è sempre troppo carina. Vero, vai a condividere il video? Io ti aspetto un attimo. Oppure non lo condividi? Perché No, in realtà dovrei non. condividerlo. Aspetta un attimo. Mentre Veronica va a condividere il video, io vi. Ops, è andata proprio. Speriamo che torni. Comunque, come andiamo? Oggi è il 23, quindi l'ultimo venerdì prima di Natale. Allora, oggi abbiamo deciso di fare una diretta velocissima e un pochino mensa. Sì, sapete quando il Natale vi stimola le cose, come si può dire? Quando il Natale vi stimola. Eccola, è tornata. Mi vedi? Mi vedete di Sì? nuovo? E Ok, ti stiamo. condiviso. Almeno io sì, poi le altre non lo so. Dicevo ai nostri followers che quest'anno, no, questo, no, questo, insomma, visto che sia tu hai fatto le tue dirette, hai fatto il mio regalo con materiale in cui diciamo come comportarsi a Natale, quest'anno, grazie Nuccia del feedback. Abbiamo deciso di fare una diretta diversa per Natale, un po' melensa, un po' così, no? Però ci sta quel momento in cui il Natale ti stimola l'emozione, la coccola, che dici? È vero, sì, che poi lo diciamo pure noi, il Natale non deve essere soltanto Buffarsi. cibo, solo, quindi focalizzati solo e soltanto col cibo, ecco. Magari Quindi dovremmo oggi siamo pensare. focalizzate su altro. Oggi siamo focalizzate su altro, esatto, sì, Intanto ecco. Veronica ci presenta la sua ospite, perché o Assolutamente no? sì, perché io sono qui a pranzo e ho già organizzato un pranzo con una collega, Ciao a tutti. con un'altra collega, quindi non due ma tre nutrizioniste. Aspettate che mi Ciao a metto accanto a tutti. te, aspetta che si chiama. Intanto volevo dirvi, no? Sicuramente potremmo raccontarvi che abbiamo elaborato il modo di fare in modo ci fosse anche Elena, giusto? Eleonora, Eleonora. Eleonora, quasi, quasi, vabbè, abbi pazienza. Comunque, potremmo dirvi che abbiamo lavorato per fare in modo che ci fosse anche Eleonora, cioè, in verità è che Veronica si era dimenticata che avevo già il pranzo. Assurdamente. Io Diciamo le cose come stanno. Esatto. È stata una casualità che dovevo pranzare fuori, quindi alla fine, ma sì, facciamo la poletterrona, dov'è? Sì, perché io mischio, io sono il mix, perché io sono terrona ma vivo al nord, in Veneto, quindi io sono il mix proprio perfetto. Cioè, ragazzi, oggi tutta l'Italia, tutta l'Italia. Più polenterrona di lei non c'è nulla praticamente, perché il mix dell'essere della polenterroneria Esatto. Bene, bene. Allora, perché, cioè, però tra l'altro Veronica si sente un po' lontana, va bene che è in Sicilia. Ma chi l'ha Vero, scritto? avvicinati Io al non leggo i microfono. commenti. Non leggo i L'ha commenti. scritto la Maya che ti ha scritto quella bella testimonianza. E infatti
infatti ieri l'ho detto nella mia, c'era pure lei in diretta nella Nutripillola, e appunto gli ho detto guardati la diretta che sarà proprio, ci ispiriamo a questa testimonianza incrociata che poi incrociava le due cose per parlare un po' anche di qualcosa di inusuale che vediamo oggi qua, no? Che oggi... Tra l'altro io vorrei dire che le cose alla fine succedono sempre con, cioè non succedono a caso, no? Infatti io e Veronica avevamo deciso oggi di parlarvi di un argomento particolare e Eleonora si aggiunge proprio a fagiolo perché incarna perfettamente lo spinto di quello che vogliamo dire, no? Se voi avete fatto caso, vabbè, ormai tutti conoscete... chi ci segue conosce il nostro rapporto, no? Sa che noi ci vediamo tanto bene, appena possiamo ci incontriamo, e uno dice ma come diavolo è successo, no? E allora abbiamo pensato di parlarvi di questo perché come capita a voi fuori da certi ambienti, come può essere il gruppo di Veronica o le Ricciardine, fuori da quell'ambiente lì c'è tanta cattiveria, c'è tanta invidia. E di solito figure come la nostra sono più pronte a farsi le scarpe, a trattarsi male. Non vedete questa unione? Ditemi se vi torna, oppure scrivetelo nei commenti se state guardando il video in differita. E noi volevamo mettere un po'... Esatto, ti arriva il piano del collega, no, no, ma lui, ma che ha fatto, ma di qua, ma di là, io avrei fatto totalmente differentemente, lui non sa fare il suo lavoro, lui di qua, lui di là. Ma questo con lavoro, ma io non lo farei così, io sono più bravo, però non lo dico perché voglio fare finto modesto. Costruire nel momento in cui le cose di un collega vanno male, nel momento in cui vedi che un collega ha un momento di difficoltà, ecco che c'è quello della porta accanto che dice viva, evviva, allora lui non lavora più. I pazienti per te. Esatto, no, quello che vi volevamo dire noi è... Scusa, Leonardo, parla pure. No, no, niente, ci siamo sempre date man forte, soprattutto nei momenti difficili. Esatto, io non smetterò mai di ringraziarla perché quando io ero al punto di Chiara, cioè praticamente appena finita la maternità, quindi al momento di tornare, era il suo momento in cui lei iniziava a lavorare fuori, allora lei sostanzialmente ha fatto il mio nome a tutti i suoi pazienti, quindi un gesto bellissimo. Lei poteva dire ai pazienti, ma sì, arrangiatevi, scegliete chi volete, invece alla fine ha fatto il mio nome, che glielo faceva fare di nessuno. Stessa cosa è successa con Chiara, cioè noi ci siamo subito. Ma è vero, ma fammi capire, Eleonora, ti devo fare una domanda, ma gli volevi così male a queste persone? Le volevo? Così male. Così male. Così male? No, invece parlavo così tanto di lei che, insomma, ho fatto loro del bene, piuttosto... Vabbè, no, sì, scherzo. In realtà io scherzo perché io e Veronica ci vogliamo veramente tanto bene. Infatti avevamo deciso oggi di parlarvi un po' di noi, se interessa, di come ci siamo conosciute, di com'è, diciamo, la nostra interazione, come è nato anche questa piccola, oddio, questo lavoro, questa rubrica. Grazie a me stessa. Questa rubrichina è così. Benvenuta alla nuova nutrizionista. Grazie Nuccia, non c'è tutto il benvenuto, Eleonora. Vero, racconta un po' tu, come ci siamo incontrate? Noi ci siamo incontrate a questi corsi di formazione che all'inizio abbiamo iniziato a fare online, perché era un periodo in cui la formazione era chiusa. Direi che era pieno lockdown. In pieno lockdown, esatto, in pieno lockdown. E pian piano abbiamo iniziato a capire che avevamo un modo simile di vedere... di concepire l'alimentazione, di fare il nostro lavoro, la stessa filosofia sia in ambito lavorativo ma soprattutto in ambito umano. Infatti poi ci siamo prese, abbiamo capito che siamo sceme allo stesso modo e quindi ci siamo trovate tantissimo. Ma poi la cosa bella è che nei momenti di difficoltà, perché quelli ci sono stati. Ce l'avete voi, ce l'abbiamo noi, ce l'hanno tutti. E quindi quando io dicevo ok basta, chiudo tutto, basta, prendo, chiudo, e lì Chiara aspetta
detto non chiamare il commercialista, non chiudere partita IVA, non fare cretinate. Non fare stronzate, diavolo. ecco, dai, piano piano, ricominciamo, perché ci sta che prendersi molto i problemi degli altri, aiutare gli altri, poi a volte ti fa... carica. A volte ti dà carica, però a volte ti butta anche giù. È difficile, il nostro lavoro è proprio complicato, quindi ci sta. Se lo fai bene, sì. Esatto. Se invece ti limiti a dire alle persone, vabbè, ma la dieta la devi far così e non sei calato, e non va bene. Se invece ti limiti così, esatto. È facile. Esatto. No, ci siamo proprio trovate proprio davanti anche a questi concetti. No? Tra l'altro è stato buffissimo perché abbiamo cominciato questo percorso formativo in cui c'erano anche delle sessioni di gruppo, sempre online, in cui si discutevano casi, eccetera, no? E quando io, questa ragazza la vedevo nel video, diciamo, del corso, ma non è che parliamo tutti assieme, no? È stato assurdo, ho sentito queste vocali assurde, non ce l'ho fatta, dal primo giorno io l'ho presa in giro, sono una brutta persona, ma voi lo sapete, perciò non è che vi sto dicendo niente di nuovo, e lei invece di mandarmi a paese, praticamente non si è mai fregata proprio niente, Veronica, è come se indossasse una mantellina... una mantellina, come si dice, in plastica, no? E tutto le scivola simpaticamente, quindi cioè, ho detto, fico, viene qualcuno che non se la prende, no? E posso infierire serenamente. Il mio alter ego biondo, mi dice Nuccia. Sì, un po' il mio alter ego biondo, io un po' il suo alter ego biondo, cioè Bruno. Esatto, totalmente complicate. Poi la cosa bella è stata anche condividere, rivivere per me il percorso della gravidanza di Chiara, quindi ogni volta... Sì, fantastico, vero, non ce la faccio più, non andare in studio, aiuto, non ce la faccio più, tutto così, esatto. Ragazzi. Esatto, esatto. È stato proprio tipo, quando pure, questo paziente, guarda, ma farò bene così... Voglio dargli il meglio, voglio fare le cose bene. Vi dico la verità, nel nostro campo non c'è tutta questa unione. Cioè, se io ho un paziente e non voglio un consulto, è più facile che non lo chiedo perché non voglio fare la figura di quella che non sa, allora me lo tengo per me. E se poi questa pensa, ecco, io l'avrei fatto meglio di lei, capite? È proprio... E sai perché ve lo diciamo? Perché sostanzialmente... funziona anche per voi, cioè quando voi condividete un vostro successo, tipo vero, guarda, questa signora è arrivata qui, io lo dicevo ieri, lo dicevamo in un gruppo nostro, sempre di nutrizionisti, mi è arrivata la signora che è stato un Tetris farle il piano perché aveva dei problemi di dislipidemie, quindi attenzione a determinati alimenti, aveva problemi ai reni, quindi attenzione alle proteine, e aveva un inizio di diabete, quindi anche gli zuccheri erano da controllare, cioè non potevo dar niente da mangiare a sta signora. In più doveva dimagrire, ma che bello! Io vi giuro che quando ho visto sto caso ho detto, Madonna! E così, vabbè, ho cominciato a buttare giù, ho detto, vero, ma io farei così, farei cosa... E lei invece mi ha supportato, no? Ma guarda, sì, ma aiutati con questo, con quello... Adesso la signora, tra l'altro, sta benissimo, ha perso tipo 10 kg e sta girando il mondo, si fa i suoi viaggi. E io penso a quello che può succedere a voi. Quando dite all'amica di turno, ma sai che ho perso 3 kg, come sono contenta, come sto bene, rientro nei giri, mi sento bene. E sono poche le amiche vere che vi diranno, che bello, sono felice per te. Tanti o ve lo dicono ma non lo pensano, oppure mi dicono quelle classiche frasi fatte, tipo, vabbè, ma è facile, te non hai da fare tutte le cose che faccio io, tu non è, ma con un figlio solo mi organizzo bene anch'io, poi trai col secondo, vabbè, ma per te è facile, esatto. Perché ti aiuta tua madre. Cioè, oppure ci può essere anche il fatto che se tu ce la fai, io devo giustificare perché non ce la faccio io. Quindi magari c'è anche chi ti inizia a dire, ma no, ma perché lo fai? Ma vedrai che poi li riprendi tutti con gli interessi, ma no, ma non fai. Ma perché ti affatichi, ma ti affami?
Esatto, stai soffrendo la fame, ma perché stai facendo questa dieta, eccetera, eccetera. Non ne vale la pena di qua, di là. Quindi comunque si tratta di un modo di buttarti giù, ecco. Di sabotare, perché significa... Abbiamo anche il gobbo. Sì, sì, sì. Esatto. Quindi alla fine... Sì, ragazzi, sì. E succede queste cose, scrivetelo nei commenti se a qualcuno è capitato, perché io scommetto che molte di voi ce l'hanno quella amica, quella collega, che sì, fa felice per i tuoi risultati, ma in realtà mica tanto. Esatto, no. Sì, esatto, è vero, è verissimo, capita. E quindi anche trovare nello stesso modo il supporto nella libera professione, magari anche loro in altri ambienti da, tra virgolette, partita IVA, si vede. Cioè noi siamo chiuse nel nostro studio da sole, quindi lì il confronto... Nelle isole. Siamo delle isole, quindi essere l'uno contro l'altro è la normalità che però ti annulla, ti azzera, perché nessuno ti capisce come chi... affronta quel che affronti tu ogni giorno, cioè le persone accanto ti possono amare, ti possono voler bene fino in fondo, però se tu non ci passi non sai che cosa significa. Quindi il supporto di un collega è importantissimo, il confronto con chi, e da qui nasce la nostra idea di mettervi insieme a volte, perché nasce proprio da questo, perché solo chi ci sta passando nello stesso modo ti capisce nello stesso modo, può capirti fino in fondo. Nuta ci dice: sabotare, brava Eleonora, in ogni ambiente esiste chi non ama il tuo successo. Esatto, Nuccia. È per questo che noi, come dice Veronica, facciamo gli eventi, li mettiamo a sedere fisicamente insieme. Io ho cominciato, come sapete, anche gli incontri di gruppo, in cui voi non avete idea di quanto sia formativo, perché non è solo il discorso che è un buon discorso, ma non è solo il fatto che ho dimenticato quella domanda, non l'avrei... hai fatto una domanda che mi è utile, bene o male, no? Sì, quello è importante, perché a quell'aspetto non ci avevo pensato, meno male che l'hai chiesto tu, e questo è buono. Però c'è anche il discorso proprio di condividere le difficoltà, vedere tu come le hai affrontate, e il confronto è costruttivo. Esatto, Nuccia, e voi non avete idea, quando io propongo quando Eralda propone gli incontri di gruppo nel percorso che ci sono, chiama i pazienti per dire: guarda Chiara, c'è questo giorno a quest'ora. Voi non avete idea di quello che vi state perdendo quando dite: vabbè, ma il mio percorso va bene così. A parte che siete sciocchi, perché è un regalo che io vi faccio, e quindi diavolo, i regali di solito si accettano, chi non accetta non merita, dice la nonna mia. È vero. Quindi alla fine noi, ma ci mettiamo nei vostri panni anche per questo, ecco, il massimo dell'empatia anche per questo, perché l'abbiamo visto in prima linea. Ma io mi ritengo fortunatissima, perché tra Eleonora e Chiara, cioè il confronto non mi manca, il supporto non mi manca, quindi questo è... Sì, noi siamo diventate proprio... Scusa, vai tu. No, è una cosa proprio, appunto, volevo dire, al di fuori del comune, ecco, non è normale. Ma anche lo scambio di pazienti nei gruppi, nel senso che quelli del mio entrano nel tuo, quelli del tuo scrivono lì, ha avuto i risultati. Proprio quella testimonianza ci ha fatto riflettere tantissimo di quanto questa sinergia sia diventata oggi massima. Quindi e ci permette perché... di fare meglio il nostro lavoro. Sì, anche perché noi, come sapete, offriamo tanto, nel senso che le dirette che facciamo, chi è che le fa? Scusate, chi è che vi parli un argomento al giorno come fa Veronica, che vi va a ricette tutti i giorni? È difficile, è faticoso, e tra l'altro dove non arrivo io arriva Veronica, viceversa, nel senso che, e questa cosa sono contenta che l'ha cominciata a notare, perché cavolo, facciamo il mazzo, è bello che voi sfruttiate tutto. E quindi niente, abbiamo colto l'occasione del Natale per dire l'un l'altra quanto ci vogliamo bene, quanto siamo diventate importanti l'una per l'altra, perché vorremmo che anche voi trovaste nei gruppi, nel confronto con i vostri colleghi di percorso, una cosa di questo tipo, visto che sappiamo quanto è bello e importante per noi, ci piacerebbe che anche voi ne approfittaste.
Esatto, giusto? assolutamente sì, ed è fatto proprio per questo, appunto, nel, come ripeto, nel trovare chi ti capisce fino in fondo, soprattutto nei casi in cui in famiglia magari non lo fanno, chi ti circonda appunto non lo fa. Nei casi in cui il marito ti dice ma che stai a fare a dieta, e allora, ma io non lo voglio mangiare, quando poi voi sapete che noi non vi facciamo mangiare le cose tristi e scondite, però è difficile far passare a chi vive con voi l'importanza di certe cose, di certi dell'alimentazione, eccetera. Vedo Veronica che occhieggia il cameriere, probabilmente hanno fame. No, è arrivato, quindi... però tra poco mangeremo ghiacciato, allora ne approfitto, vi faccio salutare Eleonora così la faccio mangiare pure a lei. Ciao. Sì, ma adesso vi lasciamo, giusto, vero? Così voi mangiate. E voi mangiate tranquille, vi fate il vostro pranzo, io torno dal mio piccolo vampiro e vi chiedo se vi è piaciuto, vi chiedo di riflettere bene su quello che vi abbiamo detto oggi e di condividere il video se ritenete che sia interessante e importante. Cosa dici? Vuoi aggiungere qualcosa? Niente, volevo aggiungere come adoro te, adoro il tuo piccolo vampiro, ci vediamo a prendere. Non ho capito, passava una moto e non ho capito. Ho detto che come adoro te, adoro il tuo piccolo vampiro e anche lei sin dal principio mi ha adorato praticamente. È stata una enorme simpatia, quindi mi manca tanto e mi posso fare presto. Va bene, quindi buon appetito ragazze, buon appetito a tutti voi che ci state seguendo. Condividete, mi raccomando, il video se vi è piaciuto e noi, come al solito, penso che ormai con Veronica ci vediamo l'anno prossimo, però noi ci vediamo per le nostre solite dirette, quindi non mancate, ci vediamo presto. Un bacione a tutti, grazie ancora Eleonora che si è prestata. Ciao, ciao a tutti, grazie a voi.